È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Sì, oggi siamo qua sfortunatamente tutti riuniti per quello che è successo una settimana fa. Purtroppo adesso sembra tutto risolto, ma in realtà non è affatto così, perché c'è tanta paura, tante domande e le risposte purtroppo non ci sono. Grazie a Mario Tirino e tutta l'amministrazione comunale che hanno organizzato oggi questa manifestazione, e siamo qui per dire no alla violenza, quindi spero che queste cose non se ne sentano più, perché non è possibile ancora ad oggi subire violenza. Ti sei fatta un'idea per quale motivo hanno scelto voi? Purtroppo no, le domande sono tante, però come dicevo prima le risposte non ci sono. Siamo due ragazze che abbiamo tirato su questo bar con tanti sacrifici, e ritrovarci oggi con un fatto del genere sembra molto strano, perché siamo delle ragazze tranquille che lavorano, e quindi risposte non ce ne sono purtroppo. Io devo ringraziare la comunità irolana per la risposta che ha dato, una comunità sicuramente scossa e inquietata da questi eventi che si ricorrono, ma è stato importante dare subito un segnale, una risposta ferma, e devo dire che sia il fatto che abbiano aderito tutti i gruppi consiliari, sia il fatto che abbia aderito soprattutto la società civile, quindi la maggior parte delle associazioni del territorio, che poi avremo modo di ringraziare singolarmente, è già un forte segnale di riscossa. Quindi da qui, secondo me, può partire una coscienza diversa del proprio territorio e una difesa della legalità, perché non possiamo più farci mettere i piedi in testa dai violenti. Anche perché da più parti si dice non è racket, ma allora se non è racket che cos'è? La spiegazione non te la so dare, Gianfranco, la verità è che c'è un vuoto di potere in Valle Caudina e tanti gruppi criminali stanno guardando con attenzione a quest'area, quindi che siano dei segnali isolati, che sia la volontà di far vedere che ci sono delle forze criminali sul territorio, o che sia anche dei semplici segnali isolati per altri fattori, diciamo, legati al territorio, alla lotta del territorio tra questi clan, io non te lo so dire. Però voglio anche dire che bisogna avere fiducia nelle istituzioni, bisogna avere fiducia nella magistratura, e voglio anche lanciare un altro segnale, se tu me lo consenti. Non bisogna stare zitti, non bisogna evitare di parlarne, e quindi credo che anche un consiglio comunale aperto, anche altre arene dove si possa parlare di questo siano essenziali. Non bisogna calare il silenzio su questi temi.